Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, grazie per l'invito e grazie per l'attenzione. Un'altra cosa che è giusto dire in inizio, solo per ricordarlo, magari ci fosse qualcuno che non lo sa o è che è la prima volta che ci ascolta, noi facciamo parte, qui ci sono alcuni rappresentanti, due parleranno, poi qualcun altro se vuole può parlare, Marina Cleto, Roberto Vela. Noi facciamo parte di un gruppo di soggetti di varie competenze, ingegneri, naturalisti, esperti di trasporti, eccetera, eccetera, fisici, che da molti anni sono stati nominati, si sono offerti e sono stati nominati da molte amministrazioni locali, dall'Unione Montana, dal Comune di Torino, dal Comune di Torrazza, Salve, Tangiaglione, l'Unione Montana, Bassa Valsusa, eccetera, eccetera. Siamo stati nominati con un incarico gratuito e volontario ad aiutarli nell'esame dei documenti, perché i progetti della Torino-Lione, come tanti altri progetti, sono progetti che ogni volta che vengono pubblicati e sono continuamente pubblicati nelle fasi nuove, sono costituiti da diverse centinaia di documenti progettuali che sono dentro i quali è difficile orientarsi. Infatti, quando dobbiamo farlo, ci dividiamo il lavoro, i vari aspetti. E nel corso di molti anni oramai abbiamo rappresentato, con questo incarico, abbiamo rappresentato le amministrazioni sia singolarmente sia come Unione Montana in più di un'occasione, soprattutto nelle conferenze dei servizi, qualche volta anche ai ministeri di Roma, e soprattutto abbiamo aiutato le amministrazioni a preparare decine di documenti, decine di opposizioni, di critiche, di osservazioni, di considerazioni su tutti i progetti che man mano sono stati presentati. Bisogna essere molto sinceri e molto chiari: la grandissima parte delle osservazioni che negli anni abbiamo prodotto, tutte controfirmate, depositate in maniera ufficiale, non hanno sortito un effetto concreto. Però noi siamo un po' dei testoni e continuiamo a farlo. Adesso arriviamo all'oggetto, diciamo, all'occasione di oggi. Voi ricorderete, noi ci ricordiamo tutti, che attualmente il progetto della Torino-Lione si basa esclusivamente, è rimasto esclusivamente un pezzo molto piccolo. Non si parla, cioè si parla ancora della Torino-Lione, ma in realtà è una specie di, come dire, specchietto per le allodole, perché nel tratto Lione confine di Stato non ci sono i progetti e la Francia ha stabilito ufficialmente che se ne occuperà forse dopo il 2038. Sul lato italiano, da Susa Bussoleno fino a Torino, molti anni fa è stato presentato un progetto preliminare che non è mai stato approvato, e vi ricordo che i passaggi, gli step, sono studio di fattibilità, progetto preliminare, approvazione del progetto preliminare con prescrizioni, redazione del progetto definitivo, approvazione del progetto definitivo con prescrizioni, redazione del progetto esecutivo e appalti. Quindi la tratta italiana è molto lontana dall'avere un progetto. L'unica cosa che ci è rimasta è Saint-Jean-Susa, Saint-Jean-Bussoleno. Dovete considerarmi una diapositiva vivente, cioè questa che vi ho detto adesso sarebbe la slide numero uno. Slide numero due. Mi hanno preso perché sono largo, l'unica, non perché abbia chiesto. E quindi a fare la slide vivente vengo bene. Tu, ecco lo smilzo. Il lungo, il corto e il pacioccone. Allora, seconda slide. La seconda slide richiama al fatto che di questo progetto, quello del tunnel di base che deve andare da Saint-Jean de Maurienne a Susa Bussoleno, un tunnel da 57 km per due cande, quindi 57 per due, più tutta una serie di bypass, uno ogni 300 metri, 333 metri, che li deve collegare le due canne, questo doppio tunnel deve essere scavato
e al momento l'unico pezzo che possiamo considerare essere scavato del tunnel sono 9 chilometri realizzati in Francia sulla canna sud, realizzati in un determinato modo, ma comunque realizzati lo scavo. Quindi ci mancano 57 per 2 meno 9, un centinaio di chilometri circa da scavare, più tutte le interconnessioni, più altri mezzi. In origine, terza slide, in origine lo scavo dal lato italiano partiva da Susa, piana di Susa che veniva occupata, tolto l'autoporto, tolto guida sicura, si piazza nella piana la stazione internazionale, i cantieri per i lavori sia del tunnel verso la Francia sia del tunnel di interconnessione verso Bussoleno e tutta la parte tecnica. Perché questo? Attenzione, perché qui entriamo nel nocciolo della questione di oggi. Perché il materiale che sarebbe stato scavato da dentro la montagna e portato fuori verso Susa sarebbe stato messo a Susa, lavorato a Susa. Lavorato vuol dire separata la parte buona dalla parte cattiva, quella buona riutilizzabile, quella cattiva da conferire a discarica o da utilizzare per altri ruoli poco importanti. A Susa sarebbero stati, con questo materiale più altro, costruiti quelli che vengono chiamati i conci, cioè delle strutture, diciamo, delle spalle, delle vertebre semirotonde che man mano sarebbero state rimesse dentro il tunnel per farne lo scheletro. Questo era lo schema nel 2015, questo è stato il progetto approvato da delibera del CIPE, ma la delibera che approva quel progetto lì, l'ultima prescrizione, l'ultimo obbligo per andare avanti era una prescrizione che è diventata famosa, la numero 235, che diceva, guardate bene visto che siamo in questa piazza, lo diceva sulla base di una comunicazione che fece il comune di Susa in una conferenza dei servizi, producendo una documentazione ufficiale, all'epoca era sindaco Gemma Amprimo. In base a questa prescrizione, ve la faccio breve, lo scavo non parte più da Susa, ma parte da Chiomonte, per tutta una serie di ragioni che non stiamo qui a dibattere in questo momento. Parte da Chiomonte e della tratta che ci interessa, a Chiomonte si fanno tanti buchi, bisogna fare un'altra galleria per andare a lavorare, poi bisogna fare una galleria. Non abbiamo fretta, siamo qua da 30 anni, quindi non abbiamo fretta, giusto? Scavo da Chiomonte in direzione di Susa. Quando questa variante è stata proposta, approvata, sottoposta a valutazione di impatto ambientale, eccetera, eccetera, una, e lo possiamo dimostrare perché è scritto nero su bianco sulle delibere del CIPE, ce l'abbiamo tutto, una delle ragioni che spinse all'approvazione di questa variante, nonostante un traffico di camion pazzesco, perché i camion devono partire da Chiomonte, venire a Susa, poi andare a Salbertran, vi ricordate, un giro pazzesco, quindi con un impatto maggiore rispetto alla versione precedente, ma una delle ragioni che spostò il piatto della bilancia a favore diciamo di questa soluzione fu il fatto, messo nero su bianco, che la piana di Susa sarebbe stata meno impattata e che l'intempo in cui la piana sarebbe stata, diciamo, occupata, si riduceva a 36 mesi, si riduceva di 9 mesi portandola a 36. Attenzione bene, questa affermazione era un'affermazione sbagliata e noi lo abbiamo contestato, controdedotta in tutte le sedi possibili. Ma nonostante questo è passata. Bene, mettiamola lì e teniamola da conto. Perché dobbiamo tenerne da conto?
perché oggi succede una cosa, un episodio, un evento, che di nuovo, quanto mi dà fastidio dire noi l'avevamo detto, però questa volta noi l'avevamo detto. Di nuovo è un episodio che, una situazione che costringe i proponenti l'opera a cambiare di nuovo le carte in tavola. Qual è questa situazione? Siccome avevano deciso con la variante di scavare a Chiomonte, fare il giro dei camion, ma portare tutto a Salbertrand, questo presuppone che la piana di Salbertrand sia disponibile, sia libera. Lo sapevano che non è libera perché ci sono dei cumuli di rifiuti, dei cumuli di rifiuti contenenti amianto, degli altri cumuli di origine sconosciuta, praticamente quattro aree da liberare di diverse tipologie. Lo sapevano, gli è stato detto, ma lo hanno considerato una cosa che si sarebbe risolta facilmente. Adesso salta fuori, nell'ultimo mese, che Telt si è accorta che questa situazione non succederà nei tempi previsti e quindi si troverà ad avere, dice Telt, nella migliore delle ipotesi, l'area di Salbertrand libera a fine 2024, nella peggiore delle ipotesi libera a fine 2027. Ok? Ripeto, migliore dell'ipotesi 24, peggiore dell'ipotesi 27, libera l'area di Salbertrand. Ma lo scavo, secondo il cronoprogramma di Telt, secondo gli appalti, secondo il rispetto che Telt deve dare al Grant Agreement, cioè all'Unione Europea che gli ha appena dato un allungamento del finanziamento, deve cominciare tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022. 21 sistemazione della talpa, inizio 22 lo scavo. Come cominciano a scavare hanno il materiale. E il materiale a Chiomonte non ci sta più. Ci siamo fino a qui, spero di riuscire a essere chiari. Allora Telt sta studiando una nuova soluzione. Ha presentato agli uffici regionali e a qualche comune ha presentato una proposta alternativa, cioè un'ennesima variante. Ora ve la racconto in sintesi la variante, ma attenzione, le varianti sono un elemento terrificante nella progettazione, già nelle varianti dei progetti piccoli, ma le varianti dei progetti grandi sono terribili. Perché? Perché siccome quest'opera sta ancora oggi dentro la legge obiettivo, c'è un codicillo della legge obiettivo che dice che a determinate condizioni, e le condizioni ci sono sempre, la società incaricata di fare l'opera ha il diritto di autoapprovarsi le varianti. Deve mandare solo una nota, deve avere una certificazione, un avallo dal ministero, ma l'avallo del ministero non arriva sul contenuto della variante. Arriva solo dal punto di vista formale se ricorrono gli estremi previsti dalla legge per cui io mi posso autoapprovare la variante. Non è una fantasia dei tecnici notava. A Chiomonte in 6 anni di lavoro con questo sistema si sono fatte 6 varianti. 6 varianti in 6 anni di lavoro. 2 o 3 di poco conto, ma un paio come quella dell'allargamento del deposito del materiale a Chiomonte molto significative. Qual è la variante che viene proposta oggi da Telt? Ripeto, al momento si tratta di un'ipotesi sul tavolo. Siccome io non avrò l'area di Salbertrand disponibile, ma avrò già il materiale da scavare, lo porto nella piana di Susa. Questo è quello, l'oggetto del contendere. E quando ce lo porto? Tra il 2022 e il 2023, a seconda di quando comincio a scavare. 2022 il momento più probabile. Ma c'è un aggravante
che potremmo farvi vedere, perché presente fra di noi c'è qualcuno un po' malato, un po' fissato, che si mette sempre lì a fare le somme e i calcoli. Lo abbiamo fatto in tantissime occasioni e in molte occasioni, l'ultima quella del giro dei camion, ripeto, che monte Susa Salvetan, persino a livello nazionale ci hanno dovuto dire, hanno dovuto dire a Telsi, vi siete dimenticati mezzo giro, che però moltiplicato per qualche centinaia di migliaia di camion fa un sacco di chilometri, e quelli della commissione tecnica se ne sono accorti perché hanno rifatto i calcoli. Ripeto, i calcoli nel dettaglio sono pronti da farveli vedere, ma non abbiamo le condizioni, ma tanto questa storia non finisce stasera, ci saranno molte altre occasioni per parlarne, per mostrarvi i dettagli. Perché ci è interessante andare a vedere i dettagli del volume dello Smarino? Perché nella migliore delle ipotesi, con la piana di Salvetran che diventa libera al 2024, a Susa gli arriva il doppio del materiale previsto in origine. Ma se gli va di sfortuna e la piana di Salvetran non viene resa libera nel 24, ma nel 25, nel 26 o nel 27, il materiale che deve arrivare a Susa rischia di diventare 4 volte tanto quello che era preventivato. Aggiungo due cose e poi mi taccio. Aggiungo due cose. La prima, il problema è che una volta che il materiale è a Susa, nella piana di Susa non ci deve rimanere, deve essere separato, vagliato, eccetera, eccetera, e poi deve andare o nella fabbrica di Conci, quando sarà pronta, oppure deve essere rimesso in piedi la fabbrica di Conci lì a Susa. Di questo non sappiamo nulla, ma è interessante immaginare cosa dovrebbe succedere al resto del materiale, quello che viene portato nella piana di Susa e poi deve andare a Caprie. Perché in origine, con il materiale a Salvetrand, l'idea è quello, lo carico sul treno e lo porto a Caprie col treno. A occhio e croce, una volta che il materiale ce l'ho nella piana di Susa, ripeto, non c'è niente di sicuro, ma io ho il materiale nella piana di Susa e devo andare a Caprie, cosa faccio? Lo porto coi camion a Salvetrand, lo carico sul treno e poi lo porto a Caprie? Difficile, anche difficile da sostenere, diciamo, economicamente dal punto di vista ambientale. Attenzione che non si verifichi l'ipotesi che, vabbè, tanto quanto c'è dall'autoporto di Susa a Caprie? 25 chilometri? 30? Quanti possono essere? Li carichiamo sui camion e andiamo giù per la statale. Quanti possono essere questi camion? A seconda delle stime battono fra i 32.000 e i 60.000 nelle migliori delle ipotesi, distribuiti su qualche anno. L'ultima cosa che vi voglio dire, questo flusso di materiale, ripeto, tutto documentato, questo flusso di tutto documentato, come sempre ci succede leggendo i documenti di TELT, cioè, va bene? Quella roba lì, depliante di TELT, proposte di TELT, documenti presentati da TELT. Il flusso di materiale, in ipotesi, parte da Chiomonte e viene a Susa. E questo flusso è, negli 8 anni previsti di cantierizzazione dello scavo, è abbondante nei primi 2 anni, molto abbondante nel quarto, quinto, sesto anno di scavo, molto poco abbondante, stiamo parlando di 180.000 tonnellate nell'ultimo periodo contro 3 o 4 milioni di tonnellate nel periodo precedente. Ok? Attenzione, attenzione, ripeto, il massimo flusso di trasferimento del materiale dovrebbe avvenire da Chiomonte a Susa fra il secondo anno di scavo e il sesto anno di scavo, cioè, appoggiandosi all'ipotesi di TELT, tra il 2021 e il 2027. Nel sesto,
nel settimo e ottavo anno di scavo, il materiale che esce di là ormai è molto poco, molto poco. Ma io arrivo ad avere come cronoprogramma la piana di Salbertal, dove fare il cantiere, sistemare tutto, eccetera, intorno al 2026-2027, che è lo stesso periodo in cui il flusso di materiale che arriva a Susa diminuisce. E cioè, e arrivo a concludere, potrebbe andare a finire che il cantiere di Salbertal a quel punto non serve più, oppure non ha più una logica. Un conto è se io devo portare alcuni milioni di tonnellate di materiale, ma se l'80-90% di questi milioni di tonnellate di materiale lo metto a Susa, poi a quel punto perché caspita devo andare a Salbertal? E allora, un'ipotesi di questo tipo, che al momento è soltanto un'ipotesi, ma è che TELT è costretta a prendere in considerazione per, diciamo, la superficialità delle progettazioni fatte in passato, per il muro di gomma che ha sempre offerto, che ha sempre opposto a tutti quelli che gli hanno presentato delle osservazioni specifiche e critiche. Questa ipotesi, se dovesse andare avanti, uno, deve vedere coinvolte tutte le amministrazioni del territorio, perché Susa si riceve la grandissima parte di questo impatto, altrettanto o quasi altrettanto se ne riceve Bussoleno, perché la piana di Susa va dentro Bussoleno al tunnel di interconnessione, altrettanto se ne ricevono i comuni che ci sono lungo la tratta, perché se i camion cominciano ad andare fino a Caprie, credo che Chianocco, Bussoleno, Bruzzolo, San Didero, Condove siano tutti interessati, eccetera eccetera, oppure dall'altra parte dove ci dessero di fare il giro dall'altra parte. E inoltre attenzione a non ammettere, a non permettere, lo dico da naturalista, che nell'eventualità che questa ipotesi vada avanti si permetta a TELT di autoapprovarsela senza farla passare da un'altra valutazione di impatto ambientale nuova, che pure sarebbe obbligatoria e prevista per legge per cambiamenti di questo tipo. Sono il primo a sapere che le valutazioni di impatto ambientali non sono così tanto garantiste nei confronti del territorio, ma accidenti che almeno questo sia fatto. Mi fermo. Buonasera a tutti. Luca ha raccontato un sacco di cose e le raccontate, ce l'ho, grazie. Ma ce l'abbiamo un power user qua. Proviamo a sintetizzare le cose che ci ha raccontato. Visto che non abbiamo la possibilità di proiettare, usiamo gli strumenti più tradizionali. Allora, fino a ieri, cioè quello che fino ad oggi sapevamo essere il progetto La Torino-Lione, il famoso progetto di variante, quello che lui ha raccontato, in valle si basava su quattro siti: Salbertal, Chiomonte, Susa, dove siamo adesso, che tratteggio. Perché? Perché nel progetto di variante sapevamo che Susa veniva interessata molto più avanti nel tempo e in una fase iniziale non era oggetto di cantieri. E poi non ci dimentichiamo Caprie, grazie per il sostegno là dietro. E questi quattro siti funzionavano così per quanto riguarda la cosa più rilevante come trasporti, movimentazione, cioè il flusso di materiali di scavo. Da Chiomonte il materiale andava a Susa ma faceva inversione di marcia e veniva qui a Salbertal, perché Salbertal era il fulcro di tutta l'attività. E poi solo la quantità di materiale che era da smaltire se ne andava da qui a Caprie e poi anche a Torrazza. Bene, questo era fino a ieri però, e questo faceva sì che Susa era solo un'enorme rotonda per i camion, perché poi tutto succedeva a Salbertal. Peccato che
come noi, e Luca l'ha già accennato, andiamo dicendo da molto tempo, Salbertrand non era disponibile prima e continua a non esserlo, perché buona parte delle sue aree sono occupate, come Gianluca ha già spiegato, non verranno liberate nei tempi utili per essere utilizzate ai fini del progetto di TELT. E TELT, a quanto pare, a quanto apprendiamo, ha cominciato finalmente ad ammetterlo dopo moltissimo tempo, noi diciamo. Quindi significa che su Salbertrand ci possiamo mettere una bella croce, almeno per quanto riguarda lo scarico del materiale di scavo. Forse ci può restare qualche attività, la produzione dei conci, ma non lo scarico del materiale e non la selezione di questo materiale. Quindi come funziona oggi? Funziona che da oggi in poi dobbiamo fare i conti con un nuovo progetto che in realtà non c'è, è un'ipotesi, ma che diventa vitale per chi deve realizzare la Torino-Lione, se no non ce la fa a costruirla. Allora significa che da oggi in poi dovremo ragionare col fatto che da Chiomonte Susa diventa area chiave e coinvolta subito, e il materiale da Chiomonte viene a Susa, punto. E Susa diventa l'area dove tutto il materiale di scavo viene scaricato e selezionato. Da qui poi dobbiamo discutere di Caprie e di Salbertrand, che magari continua a rimanere per la produzione dei conci, ma allora vuol dire che da Susa, come ha spiegato bene Luca, a Caprie c'è il rischio che i camion facciano direttamente così. Non credo che sia pensabile che un camion parte da Susa per andare a Salbertrand e caricarlo su un treno che poi va a Caprie, a meno che non vogliamo fare il gioco dell'oca. E da Susa, ammesso che la fabbrica dei conci rimanga a Salbertrand, ci va qui solo il materiale che serve per fare i conci, ma la selezione, la frantumazione, tutto quanto viene fatto qua. E viene fatto subito, non 7-8 anni dopo l'apertura dei cantieri come era previsto inizialmente, ma subito, appena si iniziano i lavori. Quindi Susa è impattata immediatamente. Questa è la sintesi di quanto abbiamo cercato di dire. Adesso io farei un salto su un altro argomento che sembrerebbe non centrare, ma in realtà è direttamente coinvolto, perché come sappiamo bene, quando si parla di Torino-Lione, di cantieri, a Chiomonte l'abbiamo visto molto bene. Vi ricordate nel 2011, all'apertura dei cantieri, o meglio, alla presa in possesso delle aree, tutti i giornali titolavano: partono i lavori, a mesi il lancio delle talpe per scavare il tunnel. Sembrava dovessero partire di lì da qualche mese. Adesso siamo passate l'estate del 2020, nell'estate del 2011 hanno fatto lo sgombero a Chiomonte, sono passati più di 9 anni e di lavori definitivi del tunnel di base non è ancora partito niente, 9 anni. Immaginatevi se Chiomonte fosse Susa, questa, per realizzare quell'attività. Quanti anni vanno avanti questa attività? Il cronoprogramma di costruzione è già molto lungo, ma il rischio è che vada avanti molto di più. Ah, per capire quanto durano questi tempi, dobbiamo chiederlo a chi ufficialmente li ha verificati. Allora bisogna chiedere una mano perché devo cambiare i fogli. Forse quello sotto possiamo anche lasciarlo. Grazie. Allora, chi è che ha fatto la verifica più importante sulla Torino-Lione nell'ultimo periodo? La Corte dei Conti dell'Unione Europea. Da quanti anni è che l'Unione Europea finanzia la Torino-Lione? Da 20 anni, dall'inizio degli anni 2000. Sono 20 anni che l'Unione Europea dice di mettere dei soldi sulla Torino-Lione. In realtà sono 30 anni che si parla di Torino-Lione, perché la prima decisione di avviare questo progetto è nel vertice italo-francese di Nizza del 1990, quindi 30 anni.
vent'anni di finanziamenti UE. Quando la Corte dei Conti a giugno di quest'anno ha pubblicato la relazione, ci ha detto quanti sono gli anni di ritardo rispetto alla realizzazione di questo progetto. In 20 anni totalizzati 15 anni di ritardo. Doveva essere in funzione nel 2015, sarà in funzione secondo il progetto nel 2030. Con quello che succede, questo giochino tra Chiomonte, Susa, Salvatore e quant'altro, da cambiare, col cavolo che riescono a realizzarla entro il 2003. Quindi sono 15 anni di ritardo. L'altra cosa che dice la Corte dei Conti europea, ci dice che ha messo a disposizione in 20 anni quasi 1,7 miliardi di euro per quest'opera. Sono tanti, 1,7 miliardi. Sono tanti e sono pochi, perché sappiamo che fare la Torino-Lione tra costo del tunnel più, teniamo presente, anche i lavori preliminari, battiamo su una cifra sopra i 10 miliardi di euro. Quindi in 20 anni l'Unione Europea a malapena non è arrivata neanche a coprire il 20% del finanziamento. Quanto ci mette? Un secolo a tirare fuori il finanziamento di tutta l'opera? O se deve pagarne il 50% ci mette 50 anni? Quanto tempo pensiamo di metterci? Ma questi sono i soldi messi a disposizione. La verità è che la Corte dei Conti ha verificato quanti soldi Telt ha veramente usato e ne ha usati 0,621 miliardi 621 milioni di euro, che è il 37% di questa cifra. Quindi significa che in 20 anni LTF, il Petun, il Telt, tutti quelli che hanno gestito il progetto sono stati in grado di utilizzare poco più di un terzo dei finanziamenti disponibili. Quindi già ne hanno coperto meno del 20% come costo e ne hanno fatto meno di un terzo di questa cifra. Significa che siamo molto molto indietro con i tempi. Allora domani, che malauguratamente l'area di Susa fosse coinvolta da un piazzale per gestire il materiale di scavo, per quanti secoli verrà occupata, se questi sono i tempi? Questa è la domanda. Allora, la Corte dei Conti poi ha detto tante altre cose, tra cui ci ha parlato di un altro tema rilevante, e cioè che la costruzione della Torino-Lione comporta emissioni di anidride carbonica in atmosfera, CO2, quella che crea impatto al cambiamento climatico. Ma siamo in un'epoca in cui dovremmo ridurre tutte le emissioni e fare cose che contribuiscono a ridurre le emissioni. La stessa Unione Europea sta decidendo di spostare i finanziamenti da quello che fino a ieri erano i suoi programmi a nuovi programmi, tutti incentrati su progetti, investimenti per abbattere la CO2, per arrivare al 2050 in cui tutta l'economia dell'Unione Europea non deve emettere neanche un grammo di CO2. Perché domani mattina è 2050. La Corte dei Conti allora ha verificato come si mette la Torino-Lione rispetto a questo programma e dice: dai calcoli che hanno fatto i proponenti, costruirla comporta un'emissione netta di 10 milioni di tonnellate di CO2. Anche qui, sono tante o sono poche? Se facciamo i conti di quanto vale l'ordine di grandezza delle emissioni di CO2 di tutto il trasporto stradale in Piemonte in un anno, le auto, i camion, i pullman, tutto quello viaggio su strada, sono circa 10 milioni di tonnellate equivalenti di CO2. Quindi è come se avessimo un anno in più di emissioni a seguito della costruzione della Torino-Lione, in incremento, non in riduzione, proprio negli anni in cui anziché aumentare dovremmo ridurre. Ma chi propone la Torino-Lione dice: ma tanto poi, una volta che entrerà in esercizio, togliendo i camion dalle strade, garantirà una riduzione delle emissioni. Ma la Corte dei Conti ha fatto anche questa verifica e ha contestato due questioni. La prima: la realtà è che l'opera è pensata su flussi di traffico enormemente sovrastimati, lo scrive chiaro, parla di previsioni di traffico di gran lunga ottimistiche, non solo per la Torino-Lione, per tutti i grandi progetti, ma per la Torino-Lione è particolarmente pungente la Corte dei Conti. Quindi se non ci sono i camion che togli, non ci sono le emissioni. E nella migliore delle ipotesi, secondo la Corte dei Conti, di immaginare di avere metà del traffico previsto, da quando entra in esercizio, facciamo finta sia il 2030, ci mette 50 anni a recuperare le sue emissioni. Vuol dire che arriviamo al 2080, quindi 30 anni dopo la data in cui l'Unione Europea vuole aver azzerato le emissioni.
Perché vi racconto questo? Perché di nuovo c'entra con Susan. Perché se io parto a aprire un cantiere millantando che avrò finanziamenti dell'Unione Europea da oggi per sempre, e nel frattempo l'Unione Europea dice attento, da domani io ti finanzio solo se la CO2 la riduci, non se la aumenti, rischia che un bel giorno ti dice sai che c'è, quella roba lì non mi piace più, il rubinetto lo chiudo. E tu hai il piazzale piantato qua da risolvere. Questo è un argomento molto importante da valutare da oggi in poi, perché quello che sarà domani non si misura più sui metri di oggi. Direi che penso di averla fatta abbastanza lunga e spero di aver sintetizzato. Non lo so se vogliamo provare a fare un po' di dibattito, perché tanto slide non ne vedo, o se Luca ha qualche altro elemento. Dobbiamo mettere un altro sacchetto, mi sa. Io però il una valletta bellissima. Due cose, uno per una veloce risposta che ci è già stata chiesto. Nell'eventualità che abbiamo il materiale a Susa, perché... Mascherina. Scusate. Nell'eventualità che abbiamo il materiale a Susa che deve andare a Capri, è quello che non è utilizzabile, come mai non possiamo caricarlo a Susa sul treno e portarlo a Capri a Torrazza? Non possiamo per due ragioni: la stazione attuale ovviamente non è in grado di fare questo servizio, ma soprattutto il tunnel di interconnessione, quello che dovrebbe collegare la piana di Susa con la ferrovia per instradarsi a Bussoleno, secondo il cronoprogramma è uno degli ultimi lavori che viene realizzato e quindi è a valle dell'arrivo del materiale e del fatto che il materiale deve essere allontanato. La seconda battuta in collegamento all'ultimi argomenti di cui ha parlato Alberto Poggio. In questa ipotesi progettuale, TELT si pone il problema del finanziamento, e se lo pone, quando riusciremo a farvelo vedere, ve lo mostriamo, e se lo pone sotto due punti di vista. Il primo è specifico sull'area di Salbertrand. Nell'eventualità che sia costretta TELT a liberare l'area, perché, dice sempre TELT, i soggetti che dovrebbero farlo sono inadempienti. Posso farlo perché la delibera del CIPE l'autorizza, ma non può spendere un euro in più del bilancio della Torino-Lione, quindi deve trovare i soldi da un'altra parte. Si parla di 5 milioni di euro, non bruscolini. E due, in un altro punto, tocca esattamente l'argomento che ha toccato Alberto poco fa. Nella parte finale di questa ipotesi, al di là dei soldi da spendere per le aree da liberare a Salbertrand, un'ipotesi di questo tipo, ripeto un'ipotesi di questo tipo, cioè di utilizzare già in anticipo la piana di Susa, costa di più e quindi TELT già mette le mani avanti dicendo non potrai farlo, cioè posso farlo solo nel momento in cui il Ministero dei Trasporti e il CIPE mi autorizzano questo tipo di spesa. Quindi si rischia anche, e lo sottolineo, perché a mio personale giudizio questo è lo scenario peggiore che ci aspetta in Val di Susa. Si rischia tantissimo che la realtà di tutti i cantieri della valle sia quella che viene chiamata lo stop and go, sia la Salerno-Reggio Calabria del nord-ovest. C'è un cantiere che viene aperto, difeso, viene aperto, lavora 6 mesi, poi si ferma perché è chiuso il rubinetto, poi aspettiamo un anno, poi lo ricominciamo da capo, eccetera, eccetera. Nessuno di noi vorrebbe questo scenario per la valle, indipendentemente da come la pensiamo sulla Torino-Lione, che sia buona o cattiva, giusta o sbagliata, questo è lo scenario comunque peggiore, ma è questo lo scenario verso il quale stiamo tutti andando, che sia chiaro. Certamente! Ma no, vabbè, la faccio io. No, tu la fai, io la ripeto, così. Sì. Volevo sapere, in base a cosa è stabilito che a Salbertrand ci mettono tutto sto tempo per liberare un'area che tutto sommato non è neanche così gigantesca. Perché va bene il 2024?
tutti questi anni per togliere materiale, da cosa l'hanno capito loro e se potete, avete verificato questa ipotesi ha un senso oppure è artefatta? La risposta te l'ha data lui, ma io non posso ripeterlo. Però ha ragione Paolo, diciamocelo. Allora, la domanda di Luca è: ma come mai ci devono mettere così tanto a Salvetran per liberare le aree? E se noi abbiamo verificato questo? Paolo ha risposto in una cosa di cui è responsabile lui, e cioè che ci vuole del tempo per dare a Gavio tutti i soldi che bisogna dare a Gavio. Ma l'ha detto Paolo. Può dirlo Paolo, va bene. È più anziano di me, gli devo rispetto. La ragione è che ci sono quattro aree a Salvetran, chiamate A, B, C, D nelle loro slide. Una è, diciamo, orientativamente fa riferimento a lavori del comune. Una fa riferimento a soggetti persi nella nebbia degli anni, eccetera. Le ultime due fanno riferimento alla società Itinera, per questo Paolo parlava dei Gavio, perché la società Itinera è una società del gruppo Gavio, e l'altra area fa riferimento a una ditta oggi che oggi non lavora più, la ditta Gorlier, che in passato ha svolto attività di smaltimento rifiuti, in particolare traversine ferroviarie. Contrariamente a quello che si può pensare, il problema più grosso ce l'ha l'area di Itinera, non ce l'hanno le altre. Perché? Perché l'area Gorlier ha del materiale che pure va conferito a discarica, ma già oggi è molto ben caratterizzato, molto bene, è caratterizzato, cioè si sa di che cosa stiamo parlando. Inoltre, il signor Gorlier sostiene che quando ha cominciato a lavorare, lui sul fondo ha fatto le platee, quindi è sicuro, qualsiasi cosa abbia messo sul suo terreno, di non aver inquinato il suolo. Mentre invece l'area Itinera, per stessa ammissione di TELT, nel documento che vi possiamo mostrare, sembra invece che l'area Itinera sia quella che presenterà le maggiori criticità, perché ha un cappello di amianto, di materiale contenente amianto, che è la parte più caratterizzata che si sta smaltendo oggi, ma il volume complessivo è 110.000 metri cubi, di cui l'amianto, la parte contenente amianto, è solo 8.000, quindi è meno del 10%. Sotto ci sono dei livelli che sono stati parzialmente caratterizzati, e in questo caso alcuni di questi livelli si sa che sono contengono materiale che deve andare a rifiuto, che è rifiuto speciale e deve andare a discarica speciale, ma ce n'è un'altra grande parte che non è stata caratterizzata, quindi bisogna togliere l'amianto, togliere gli altri e vedere cosa c'è sotto. Non solo, ed è l'ipotesi per la quale TELT dice 2024-2027, non è detto che una volta che l'area sia liberata completamente non si debba anche bonificare il sito, perché sotto il suolo si potrebbe trovare della roba molto impegnativa dal punto di vista della, diciamo, della asportazione, della bonifica del sito e conferimento di scarica. Questo è il problema. Aggiungi. C'è una cosa da aggiungere. I tempi per fare questi lavori sono sia tempi di lavoro, ma soprattutto tempi procedurali, autorizzazioni, e visto che siamo in quel progetto che si chiama Torino-Lione, se vi ricordate, alcuni mesi fa, quest'estate, il direttore generale di TELT lamentava il fatto che la burocrazia rallentasse il progetto. Io non sono molto d'accordo con lui, perché la Torino-Lione è inserita in un modo di procedere, in una modalità procedurale che è la più rapida in assoluto che esiste in Italia, e nel caso della Torino-Lione tutti quei tempi, quelle modalità sono stati ulteriormente forzati, quindi più veloce di così non si poteva andare.
tutti i favori che gli si poteva fare dal punto di vista procedurale gli sono stati fatti. Se il progetto non va avanti, perché il progetto ha delle falle, e le falle si chiamano: se tu decidi di andare a fare un lavoro, un'attività a Salvatran, sapendo che quell'area è occupata, ti sei creato il casino da solo. Noi lo sapevamo bene e li aspettavamo al varco. Adesso la mela è maturata ed è cascata, perché è marcia. Quell'area lì non si può usare, o non si può usare nei termini che loro hanno previsto. Questo gli farà perdere un sacco di tempo, e glielo fa perdere due volte per i lavori, ma anche perché, come noi ricordiamo sempre, in questo paese nessun governo ha mai autorizzato la completa costruzione della Torino-Lione. Ricordiamoci tutti che il governo italiano ha autorizzato la costruzione del 50% della Torino-Lione, perché in questo paese le leggi obbligano il governo, il CIPE, a dire: approvo il progetto e qui ci sono i soldi, e i soldi che ha messo coprono solo metà del tunnel per la parte italiana, solo metà, e questa metà non comprende l'attività a Susa. Tutto quello che riguarda la piana di Susa, nel progetto come era fino a ieri, non sta dentro questa attività. Allora, questo significa crearsi casini da soli, perché adesso si trovano a essere andati in un'area che sapevano non libera e aver costruito in 3 anni di allungamento di tempi per far approvare questa variante, di andare a ribaltare il progetto su un'area che oggi scoprono, e lo sapevano già, che non è utilizzabile. Dover fare di fatto una marcia indietro di 180 gradi per tornare in una zona dove per muovere un pugno di terra si devono far autorizzare al CIPE. E non solo, come ha detto bene Luca prima, fare tutto questo stravolgimento, se lo possono scordare che qui lo si fa passare senza una valutazione di impatto ambientale. O mi auguro che questo territorio si metta di traverso su questa questione e chieda che nessun tipo di variante di questo genere possa passare senza valutazione di impatto ambientale. Sarebbe quanto di più assurdo si possa vedere. Già ne abbiamo viste di assurdità, ma questa le supera tutte. E allora, se c'è una via, altri 3 anni. L'amministrazione di Susa è stata avvertita di questo cambiamento di programma, come si pone rispetto a... No, chiedo scusa, mi potete ripetere la domanda per favore? Vorrei sentirla bene. L'amministrazione di Susa è stata coinvolta nella variante di progetto, oppure... Allora, prende atto, e se prende atto come lo prende? Io posso dirvi quello che so. Noi sappiamo che da molto tempo, da quando è cominciata questa storia della variante a Salvatran, noi abbiamo sempre fatto in tutte le sedi incontri pubblici, incontri con gli amministratori, già da subito degli allarmi: attenti, perché il progetto è montato così, ma di sicuro andrà in fallo, perché quell'area non è libera e andrà in difficoltà ad essere liberata. Sono forse più di un anno, diciamo, in tutte le riunioni con tutti gli amministratori, e l'abbiamo detto subito anche alla nuova amministrazione di Susa, siamo venuti a incontrarla per spiegargli, e gli abbiamo detto tutto quello che erano a nostro avviso le criticità inerenti la cantierizzazione a Susa come era prevista fino a ieri. E anche attenzione, perché voi pensate con questo progetto che la roba arrivi qui solo tanti anni dopo, ma se a Salvatran dovesse succedere qualcosa, scommettiamo che ve la ribaltano tutta qui, casualmente succede esattamente questo. Quindi noi abbiamo raccontato questa cosa sempre a tutti. Quello che oggi scopriamo come segreto, o quello che è, non è un segreto, lo sapevamo tutti, e lo sapevano per primi gli amministratori. Poi ogni amministratore si rapporta con chi ritiene. Noi abbiamo di fronte un soggetto che si chiama TELT, che è un esecutore, lui deve fare quell'opera, l'unica cosa che gli interessa è fare quell'opera. Devo dire, non è che se la prenda molto a caldo, perché a giudicare dai tempi non mi sembra che gli venga l'infarto, a giudicare che da quello dice la Corte dei Conti, però per carità, avranno problemi di coronarie, non lo so, quindi cercheranno di andare cauti. In ogni caso, loro devono farla, e quindi lui non è un interlocutore, è un esecutore, chi gli dà mandato è il governo. Allora, ogni amministratore dovrà fare le sue valutazioni su questo, ma noi abbiamo sempre detto questo, quindi
nessun amministratore può dire di non sapere di questa roba, magari può averla capita bene o male, ma noi abbiamo cercato di rendere disponibili queste informazioni a tutti. Quello che scopriamo oggi è solo la conferma di quello che abbiamo detto da tempo. Sì, abbiamo conservato i sacchetti. No, io volevo solo fare una domanda. Si sente? Allora, il fatto che lo smarinolo ce lo mollano, penso l'autoporto, ho capito, o zona autoporto, dovrebbe essere così. Portandolo giù da Chiomonte, da Salmeta, da dove arriva, va all'autoporto e lo depositano. La domanda di un segusino è: invece di andare a Capri e portare tutto sto casino di materiale quando sarà il momento, perché, e questa è una cosa che noi come comitato rivendichiamo da anni, perché non tiriamo in ballo di nuovo la cava Palli, la cava tra Ameana, Meana, Graveri, Chiomonte e Susa sono quattro comuni conniventi con l'opera. Quindi la cava Palli gravita su questi quattro comuni, bene o male. Secondo me non ci sarà tanti problemi andare a portare del smarino via dalla valle. Ce lo troviamo qui vicino. Adesso poi il gioco è vinci lo smarino. Chi vince lo smarino? No, logicamente rispondetemi a questa cosa. Cioè, è una nostra sensazione, è una cosa che è fattibile, non fattibile, è una cosa pensabile, è una cosa realizzabile, o c'è una cosa che è in itinere e sta già studiando questa posizione. Ricordiamoci di una cosa vecchia, ma non tanti anni. Voi mi insegnate. Il famoso la teleferica che volevano fare dall'autoporto fino alla cava Palli. Ci ricordiamo quando volevano farla anche al Paradiso, a Careggio Paradiso. Esatto. Queste non sono buttate che si sono perse per strada. Queste sono delle prove di progetto che Telt allora era ancora Telt, ma ha detto, l'ETF ci aveva detto che era fattibile, era ipotizzabile questa roba, proprio per risparmiare questo via vai di camion, via vai di rottura di coglioni. Cioè, rendiamoci conto che come diciamo da anni, come comitato noi portiamo avanti questa idea. Secondo noi i camion passeranno qui. Segusini, i camion passeranno qui, perché usciranno i passeggeri e andranno alla cava Palli, se non si userà direttamente tutta la statale da Chiomonte arrivare fino al Biglio che va al Frais. Grazie. Ricordo bene, ho le rassegnate da una vecchia tratta ferroviaria. Però, ingegnere, mi scusi ma non ho capito niente, c'era anche una moto. Rispondo a queste due domande, mi permetta, per quello che possiamo. Comincio da quello che ha detto Mario. Allora, la risposta corretta da parte di gente come noi che studia i documenti è: non lo sappiamo, perché al momento attuale questa di cui vi stiamo parlando da un po' è al momento attuale un'ipotesi. Potrebbe saltarne fuori un'altra, potrebbe saltarne fuori anche ancora un'altra. È chiaro che l'ipotesi di utilizzare la cava Palli resta sul tavolo come una possibilità, perché periodicamente è saltata fuori nel corso delle innumerevoli varianti progettuali e progettazioni di vario tipo che si sono succedute in tutti questi anni. Un elemento sul quale richiamo l'attenzione di tutti, però, è che è uno scandalo che si arrivi ancora una volta, e non sarà l'ultima, di un progetto così lungo, così costoso, così discusso, a non sapere oggi, all'inizio di settembre del 2020, come andrà a finire. È intollerabile che un progetto di questo tipo subisca continuamente dei cambiamenti e delle variazioni e delle ipotesi. Lo dico perché, e mi riallaccio alla domanda, c'è un elemento che a me colpisce, mi sbaglierò, è un mio giudizio personale.
ci sono alcuni argomenti che fanno parte del dibattito: l'opera è sbagliata, l'opera è inutile, l'opera è giusta, l'opera è buona. Ma ci sono altri argomenti, come questo, che sono indipendenti, a mio giudizio, dal fatto se tu sei a favore o meno dell'opera. Sei a favore dell'opera, accidenti, dovresti essere il primo a puntare i pugni sul tavolo e dire a TELT: fai una progettazione fatta bene, dimmi di che morte devo morire, dammi delle certezze, che siano certezze di finanziamenti, certezze di tempi, certezze di progetto. Tu che sei a favore devi essere il primo a pretenderli, perché su queste cose noi ti attacchiamo, ed è troppo facile. La progettazione è fatta male, è sempre stata fatta male. Lo so che mi riprendo una telecamera. Sono, diciamo, insieme ai miei colleghi, so di che cosa sto parlando. Ci sono e ci sono state continuamente nella progettazione errori, superficialità, accettate dal governo, accettate dal Ministero dell'Ambiente e dal Ministero delle Infrastrutture. Ci sono prescrizioni, come quella ad esempio della titolarità, della garanzia di avere la titolarità di poter andare a Torrazza e a Capri. Ci sono prescrizioni che risalgono al 2013, progetto preliminare, e dovevano essere, diciamo, rispettate ai tempi. Però tutte le volte è stato detto: ah no, non l'ho fatto. Beh, pazienza, fallo al prossimo giro. E al prossimo giro dovevi rispettarlo: ah no, non l'ho fatto, fallo al prossimo giro. Io mi scaldo tantissimo, perché nel mio lavoro, come quello di tantissimi altri voi, come il lavoro di un amministratore, di un ufficio tecnico, spesso capita di vedere dei progetti, di dovergli dare una valutazione. E se un progetto che arriva al tavolo del parco di un ufficio tecnico ha queste mancanze, non c'è da discutere tanto, sta fermo, non va avanti. Mentre invece questa, che è un'opera potentissima dal punto di vista dell'impatto ambientale, finanziario, sociale, va avanti lo stesso. Portiamo lo smarino là, guardate che è una stupidaggine. No, lo facciamo. Allora adesso la stupidaggine è palese, quindi lo portiamo da un'altra parte. Un domani lo portiamo a Cavapalli e portiamo là a Cavapalli. Un domani lo usiamo nell'autoporto della Piana di Susa per alzare di un metro tutto il fondo della Piana di Susa, e lo usiamo così. Ci servirà per fare la stazione internazionale? Forse, può darsi, sì, la facciamo la stazione internazionale. Lo sapete che ancora oggi non c'è un progetto della stazione internazionale? Ci sono degli schizzi di un architetto. Sì, ma ci sono gli schizzi di un architetto, ma non c'è un progetto esecutivo, un cronoprogramma, un volume dei materiali, il costo, quanti sacchi di cemento, cioè quella roba lì non c'è. Ultima cosa. Lo dico, diciamo, sapendo anche questo a nome di tutti quanti. Siamo a disposizione del movimento, degli amministratori, dei professionisti, di chiunque, di un giornalista, dei pittori, degli imbianchini, chi se ne frega. Cioè, non siamo la commissione tecnica di qualcuno. Certo, abbiamo delle nomine formali da parte di praticamente tutte le amministrazioni della valle e delle associazioni ambientaliste, ricordiamocelo. Però in qualsiasi momento, pubblico, ufficiale o privato, qualcuno volesse un approfondimento dettagliato di questa roba, siamo a disposizione, purché, scusami Maurizio, purché sia ben chiaro da che parte si sta. Io non voglio aiutare TELT a progettare meglio una cosa che sta progettando male da anni. Io voglio inchiodare TELT alle sue responsabilità e a far vedere a tutti gli amministratori, a tutto il movimento, a chiunque ci voglia ascoltare, che questa è un'opera sbagliata. A quelle condizioni discuto con chiunque. Se si tratta di aiutare qualcuno a portare avanti quest'opera in un qualche modo un po' con i sotterfugi, personalmente non ci sto. Ma se il microfono, lo dico che ti voglio. No, serve lui. Ma non l'hai mai tenuto? L'ha perso il sacchetto. Si è stato il piede.
No, avete spiegato in maniera molto dettagliata per l'ennesima volta che Dezio non è un interlocutore affidato, è incompetente, fa i suoi interessi, ha avuto questa, ha avuto la notifica dal governo, quindi il suo interesse è solo quello di fare il TAV e secondo me lo vuole fare in tempi molto lunghi, perché più lunghi sono i tempi, più soldi si mangia, e quindi non ha tutto questo bisogno di correre. Oggi ci troviamo a breve tempo a dover gestire, diciamo così, un incontro il 12 settembre a Sant'Ambrogio proprio con te, con amministratori e tecnici, almeno così è uscita la notizia. Ora mi chiedo se questo incontro abbia un senso proprio per andare a confrontarci con un interlocutore di questo tipo, in cui è sicuro che non gli potremo mai far cambiare idea, perché il loro obiettivo è solo quello di costruire il TAV. L'idea gliela possiamo far cambiare al governo, che può fermare l'opera, ma non te. E magari, come dicevi tu Luca, non sarebbe neanche tanto logico andare lì a dirgli: ma guardate che se fate così è meglio, perché se noi sappiamo le cose forse è meglio che non glieli diciamo a loro. Quindi la mia opinione è che questo incontro sarebbe meglio non farlo con te, ma continuare a metterci di traverso come sempre abbiamo fatto in questi anni, e non avere interlocutori come loro, che semmai aiutano a aprire spiragli da parte del governo per poter far vedere che c'è una mediazione in valle e che piano piano noi ci convinciamo che quest'opera in qualche modo si possa fare. Provo a dire qualche cosa. Ripetere la domanda per me la ricordo tutta. No, sì. Ma in sintesi, Maurizio chiede di questo incontro che sarebbe programmato il 12 di settembre tra Unione Montana, tecnici e TELT. Devo tenerlo così, come fanno le rockstar. Ok. Provo a dire due questioni. La prima è, l'accennava già Maurizio prima. TELT è un soggetto che ha un mandato, lui ha il compito di costruire a Torino-Lione, costi quel che costi, secondo le procedure che gli sono date, e in quelle procedure lui non ha nessun obbligo, nessuna necessità di doversi confrontare con i comuni. Se lo fa, lo fa a bontà sua, e quando concorda le cose con i comuni lo fa in modo assolutamente informale, senza la possibilità che questo possa tradursi in atti amministrativi. Mi spiego. In tutte le altre procedure c'è una procedura di valutazione, e senza i pareri dei comuni, delle province, delle regioni, degli enti parco, di questi soggetti, il progetto non va avanti fino a quando non sono state fatte tutte le modifiche del caso. Questo vale in tutte le opere, tranne che nelle opere in legge obiettivo, come la Torino-Lione. E invece su queste TELT ha come unico soggetto di confronto il governo. Poi pro domo sua, se come dire gli serve o ha voglia di farlo, ascolta un comune, l'altro, come ritiene, quando ritiene, se ritiene. Quindi è molto difficile interloquire con un soggetto come questo, perché lui è di fatto il padrone della valle se comincia a fare quell'attività, perché non deve più confrontarsi con nessuno. Se lo fa, lo fa perché decide di farlo, ma non è obbligato a farlo. E non è lui a decidere se si fa o meno l'opera, perché giustamente è il governo a avergli dato questo mandato. Ora, di fronte a una relazione come quella della Corte dei Conti dell'Unione Europea, che dice che l'opera non è partita, che è in ritardo, che non usa i soldi, che non è in grado di essere completata nei termini previsti, che è basata su presupposti sbagliati e che andrà in una direzione esattamente opposta a quella che serve per il cambiamento climatico, ma qual è il governo che manda avanti un'opera come questa? Questa è la domanda da porre al soggetto, al governo. Questa è la nostra idea. Poi c'è un'altra questione molto più specifica su questo problema dell'incontro del 12. Buono o cattivo che fosse questo incontro, lasciamo perdere. Ma con quello che abbiamo raccontato oggi, che sono, come ho detto, cose che dal punto di vista tecnico noi sapevamo da tempo e che diciamo da tempo, adesso però abbiamo scoperto che TELT ce l'ha nei documenti. Stamattina il giornale ne ha parlato, La cosa è... Ah, il re è nudo adesso, scusate la battuta facile. Quindi, sulla base di questo, credo che la prima necessità, prima di incontrare chiunque, sia approfondire questa cosa. Credo che questo territorio, soprattutto gli amministratori di questo territorio, noi tecnici, abbiamo bisogno di studiare questa questione in tutte le sue sfaccettature.
e poi dopo andremo a discutere con chi si riterrà opportuno, ma prima bisogna capirla, perché se no rischiamo ad andare noi stessi, abbiamo cominciato a vederne gli aspetti più di dettaglio adesso. Questo è quello che pensiamo come tecnici della commissione tecnica. Quindi, a mio parere, la cosa più opportuna è prendere del tempo per studiare questa questione e le sue elementi, e a valle di questo, questo territorio prima di tutto deve chiedere che, indipendentemente dal fatto che non cambia idea questo territorio sul fatto che l'opera sia inutile e che intende fermarla, credo che questo sia l'intendimento comune di tutti o prevalente, se di là qualcuno ha intenzione di fare una variante di progetto, la vada a depositare nelle sedi opportune, a protocollo dei ministeri, la pubblichi dove deve pubblicarla e faccia partire una valutazione di impatto ambientale, e lì la andiamo a discutere, perché se no il resto vuol dire andare a chiedere col cappello in mano di poter discutere con qualcuno che non ha bisogno di parlare con me. Dire ancora una cosa, se siamo arrivati a questo punto è anche perché tutti questi ritardi di questi anni sono stati anche in qualche modo causati da noi, e negli anni passati il Ministero degli Interni, il parere del Ministero degli Interni ha comunque influito nelle tempistiche dell'opera, nelle varianti di progetto, negli spostamenti vari di locazioni che hanno fatto. Allora, come pensiero, dico conclusivo perché poi magari ci saranno anche delle domande, però il proposito che lancio qua stasera è che ancora una volta starà a noi a creare le condizioni perché il Ministero degli Interni si debba esprimere, tutti questi attori che si esprimono e tutti questi reparti ministeriali che dicono loro, anche il Ministero degli Interni dovrà dire che cosa ne pensa di questa cazzata di proposta che hanno fatto, e sta a noi in qualche modo fare in modo di renderla praticamente impossibile, perché io voglio proprio vedere, no, se questa roba qua va avanti, che idee logistiche metteranno in campo per far passare tranquillamente tutti sti camion da Susa o dove sarà che passeranno per tutti questi anni. Voglio solo aggiungere una cosa. Come bussolenese, il danno non è solo Susa, che vede coinvolta una minima parte del suo abitato e soprattutto San Giuliano. Il danno sarà per Bussoleno e i comuni sottovento. Quindi, se qualche sindaco fa il furbo, per non fare nomi, Chianocco, che ha dimenticato le manganellate in testa, si ricordi che la valle o si salva insieme o non si salva nessuno. A proposito delle A proposito degli ultimi due interventi, possiamo aggiungere ancora un paio di considerazioni. Parto da quello che ha detto Gigi, sacrosanto, un momento fa. Uno dei mantra che abbiamo ripetuto e continuiamo a ripetere fino alla noia, fino allo sfinimento, soprattutto nei confronti degli amministratori, e di una banalità assoluta, non è che siamo chissà quali quali strateghi. Ogni volta che un amministratore, un ufficio tecnico, qualcuno viene convocato in regione o da TELT per una nota, un procedimento, un'informativa, per le compensazioni, eccetera, 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 tutte le volte che ci va da solo perde. Tutte le volte che si decidessero ad andare insieme sindaci e vari amministratori, magari aiutati da qualcuno di noi, magari, invece si presenterebbero con una compattezza molto più forte, indipendentemente, ripeto, da qual è la loro personale posizione. E una battuta su quello che diceva Luca. Guardate che
ci tengo a dirlo perché così resti futura memoria per la prossima volta che ci rivediamo in questa piazza o in un'altra piazza a discutere dell'ennesima variante causata dal fatto che ci sono dei problemi pregressi che non... cosa c'è? Ah, ok, che non sono stati affrontati. Uno, l'ha accennato Luca prima, nella variante che era stata presentata in base alla prescrizione 235, lo scopo principale era legato alla sicurezza del cantiere, sicurezza intesa come difesa militare, che sia ben chiaro. Per questo in quel progetto era richiesto di calcolare i costi aggiuntivi del rendere tutti i cantieri della Torino-Lione, quelli nuovi, sito strategico di interesse nazionale. Anche questo è un elemento sul quale questo territorio, in particolare gli amministratori, dovrebbero alzare la voce nei confronti del governo e di Telt. Avete intenzione di dichiarare Susa, Bruzzolo, San Didero, Caprie, Torrazza e Bussoleno sito strategico? Cioè portate l'esercito anche lì? Questa è una domanda lecita. Di nuovo, a me sembra che sia indipendente dal fatto di essere o meno a favore della Torino-Lione. Secondo, solo per dirvi gli elementi, ma elementi grossi, non banalità, esiste la possibilità, che deve essere contestata fino alla morte, una possibilità che può praticare Telt, di provare a far dichiarare tutti i cantieri cantiere unico. È una norma, diciamo, del codice appalti, si potrebbe fare. Perché questo? Perché se io ho un cantiere grande come questa piazza e in questa piazza muovo dei cumuli di terra e di ghiaia e li sposto da quell'angolo a quell'angolo lì perché mi viene comodo in questo momento, non devo rendere conto a nessuno, sono dentro un cantiere, sono stato autorizzato, posso farlo, è chiaro? Se io riesco a far dichiarare che i cantieri della Torino-Lione, i cantieri della Saint-Jean-de-Maurienne-Bussoleno, da Salbertran a Caprie, sono lo stesso cantiere, vuol dire che tutte le volte che ho bisogno di far viaggiare un camion, 1000 camion, 10.000 camion, non devo chiedere conto a nessuno, li sto spostando all'interno del mio cantiere. Non ci stiamo sognando le cose, Questa possibilità, questo tentativo da parte di Telt è emerso in tempi passati in qualche conferenza dei servizi, adesso è sotto traccia e noi stiamo attentissimi, se ci riusciamo, a scoprire il momento in cui dovesse saltare fuori, perché è chiaro a tutti che se saltasse fuori una soluzione per Telt di questo tipo sarebbe devastante per la gestione della valle. Di nuovo, questo è un argomento forte, per questa ragione questa è una delle ragioni per la quale l'Unione Montana, grazie a sua, a gennaio e adesso nelle ultime settimane, ha nuovamente chiesto di avere un incontro con il governo. Aveva ragione Maurizio prima a dire Telt non è un interlocutore affidabile neanche interessante, l'interlocutore è il governo, la Torino-Lione è un'opera politica, devo discutere con la parte politica, ma gli amministratori sono i primi a doverlo fare e possibilmente tutti insieme, anche se la pensa di maniera diversa, ma che si muovano tutti insieme, perché altrimenti sono perdenti. Sempre le donne che non sono forse, finora voi non conoscete,
perché riguardava le linee, no? Ma c'è sia Giagione, sia Giuda, stanno precipitandosi per quei progetti nuovi per sì. E vorrei che tenessimo d'occhio queste cose, perché sono molto pericolose per noi, cioè per il quadrilatero. Sono molto pericolose e ci teniamo un faro acceso. Ricordo, anzi lo dico, che sul tema specifico delle compensazioni, anche a Susa, mi ricordo giù alla cosa della Croce Rossa, abbiamo fatto degli interventi specifici, ma attenzione, soprattutto nel seminario del 22 gennaio che abbiamo fatto in Unione Montana rivolto a tutti gli amministratori e poi un po' random a diversi amministratori della valle, compresi quelli di Susa, gli è stato raccontato bene. Gli è stato raccontato bene qual è il rischio delle compensazioni, quali sono i soldi disponibili per le compensazioni e alcuni dettagli. È chiaro che se un sindaco va a sedersi a uno di questi tavoli della regione, poi può, come dire, il suo scopo è quello di portare a casa il massimo risultato. Ieri la regione Piemonte, l'avrete visto tutti perché è girato sui comitati, la regione Piemonte ha fatto un comunicato stampa dicendo che hanno mandato al governo l'elenco dei primi 32 milioni delle compensazioni, dopo averlo concordato anche con le associazioni di categoria, eccetera, eccetera. L'elenco è allegato, se lo guardate c'è, diciamo, da arrabbiarsi moltissimo. Primo, perché la grandissima parte di quegli interventi sono interventi che sarebbero comunque dovuti in uno stato civile, perché se c'è da sistemare una scuola, sistemare un rio dal punto di vista idrogeologico, se c'è da portare il metano o il gas in una città, ce lo porti indipendentemente dal fatto che c'hai una grande opera inutile. Secondo, in quell'elenco lì che è nuovo, diverso da quello precedente, di nuovo non si sa mai bene come si va avanti, eccetera, eccetera, in quell'elenco lì improvvisamente compaiono anche soggetti che sinceramente, tipo le associazioni datoriali, le associazioni di categoria, la rivalutazione delle strade bianche in alta quota della Val di Susa, della quale alcune passano nei parchi, sento parlare da 30 anni, ma voglio dire, allora, sono quelle le lenticchie per le quali questo territorio si deve vendere? E sempre sulle lenticchie, di cui parla Luca, specialmente quello che in quell'elenco di compensazioni fa capo a progetti che sono etichettati con associazioni di categoria o associazioni, soggetti che non sono pubblici, che non sono comuni, sono associazioni, per carità, degnissime di rispetto, ma che non sono soggetti di diritto pubblico. Allora, quello è una lenticchia che rischia di andargli di traverso, perché si dà il caso che al di là di come vengono gestiti, i soldi per fare la Torino-Lione sono tutti pubblici e per essere assegnati a chi che sia, ogni singolo euro, devono seguire le procedure di appalto pubblico. Quindi non è perché c'è un signore che all'epoca faceva il commissario di governo, che gli è venuto bene di chiamare la tal associazione di tal commercianti piuttosto che dei tal agricoltori e dirgli «Ah, segnati anche tu qui, così poi facciamo il progetto anche con te», che poi chi ha in mano questi soldi può andare a darglieli così. Perché io, se sono domani il sindaco del comune di Vattelapesca, non posso svegliarmi la mattina, prendere 2000 euro e andare dall'associazione di commerciali del mio comune e dargli così. Devo fare una procedura. E se faccio una procedura per dargli dei soldi per fare delle cose, comprare delle cose, costruire qualcosa, se dà il caso devo fare una procedura d'appalto dove non è detto che vinci tu. Quindi possiamo ringraziare molto, a patto che ci sia da ringraziarli, le varie associazioni che hanno scritto questi bei progetti, e gli dico già fin da ora che purtroppo devono mettersi il cuore in pace, perché non è affatto detto che i soldi arriveranno a loro, e se vorranno che arrivino a loro si metteranno in un bel casino procedurale, perché da una parte chi li avrà e li ha chiesti vorrà darli a loro, ma poi le procedure gli renderanno molto difficile farlo e rischiano che quei soldi o non li vedranno mai o li vedranno chissà quando oramai gli interessi su quelle cose sono caduti. Allora, anche in questo c'è un discreto talento di chi ha pensato queste cose nel crearsi da solo dei casini.
Con questo pensiamo di concludere questa giornata. Ringraziamo tutti di essere intervenuti.